Consigliere Scurati, molta viabilità e ciclabili al centro dei suoi ordini del giorno? Sì, ordini del giorno che vanno a risolvere anche alcune questioni importanti per quanto riguarda la viabilità, sia appunto quella di auto ma anche quella di pedoni ciclisti. Per esempio su Bareggio viene messa mano all'annoso problema appunto della ex statale 11 con la creazione di una nuova rotonda nei pressi di via Roma e anche la sistemazione di un altro tratto di via Torino, con finalmente anche qua la messa in sicurezza della pensilina del bus, di tutto il tratto, anche appunto la ciclabile, non solo in quella parte, ma anche la ciclabile in via De Gasperi, che anche questo era un intervento ovviamente tutti sollecitati da parte del territorio, così come la sistemazione nella città di Corsico di un tratto stradale di via della Liberazione molto trafficato anche al centro appunto di alcune difficoltà di mobilità. Questi sono solo alcuni degli interventi che ieri sono stati approvati in consiglio regionale nella fase di assestamento al bilancio, che dimostrano una totale attenzione da parte di Regione Lombardia nei confronti dei comuni, che sono un'interfaccia importante per i nostri cittadini di tutto il territorio lombardo, anche per in qualche modo incentivarli alla ripresa nel post-Covid.